Ciao ragazze, benvenute in questo nuovo video, bentornati sul mio canale. Allora, prima di tutto voglio ringraziare tantissimo le nuove iscritte. Ho visto si sono iscritte delle ragazze nuove, quindi stiamo aumentando piano piano. Ringrazio veramente di cuore tutte le nuove iscritte e anche chi già mi segue da tempo. Oggi, come avrete letto dal titolo, andrò a fare delle pulizie, ragazze, abbastanza superficiali, insomma, e anche abbastanza veloci, giusto per rinfrescare appunto l'ambiente e comunque allo stesso tempo pulire e dare un tocco di profumo in tutta casa. Faccio questo tipo di pulizie veloci, insomma, abbastanza superficiali, perché oggi qui. Cioè oggi è già un po' di giorni che qui da me fa molto molto caldo, quindi sinceramente non mi va di fare quelle pulizie più approfondite, anche perché vabbè, parte non ce n'è bisogno e quindi mi limiterò appunto a questa tipologia. Quindi ragazzi, mi raccomando, se vi fa piacere seguite appunto tutto il video, iscrivetevi al canale, lasciatemi tanti like, attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video. Buon video, buona visione, ci aggiorniamo dopo. I'm halfway out, just trying to lose you now. It was an illusion now. Yeah, I just wanna see you out. To give it up, leaving all your texts on red with the games you left now. Give it up. Sick of all the things you said, getting in my head now. So I don't wanna know. I don't wanna know where you go. I don't wanna know. Yeah, it was an illusion now. You're leaving all the doors like that. With a broken spleen, yeah. I'm blessed with the mess you leave, yeah. It's hard to stop and leave, yeah. So I don't wanna know all the things that you left in my brain. Starting all over again, oh yeah. Only put it away, not even back in my face, oh yeah. I'm done with all that you can say, yeah, yeah. So leave me alone, cause I don't wanna know. You know that you control me. Guilty self-affliction. Prey on me when I'm lonely. And I'm your willing victim. My friends already told me that I don't wanna listen. Allora, avevo finito comunque di riordinare la cucina, ma ho perso il pezzettino della clip. Comunque, passiamo al bagno. Come vedete, ho cambiato la tenda del bagno. Sto mettendo via quella che era appesa e ne ho messa un'altra, trovata ragazze al mercato ad 1 euro, quindi figuriamoci.
Passiamo alla camera da letto, anche questa molto molto velocemente, nemmeno la spolvero perché comunque l'avevo spolverata ieri, quindi oggi no, no, non mi va perché ripeto è troppo caldo. Vado solo a cambiare il letto, il coprimaterasso e il lenzuolo quello con gli angoli, questo qui rosa, e le federe ovviamente. E voi ogni quanto, cioè soprattutto ora nel periodo estivo, ogni quanto cambiate le lenzuola, insomma, del letto. Io devo dire la verità, tanto comunque il tempo che le lavo, le metto fuori, asciugano subito, comunque o che le cambio o che rimetto le stesse lavate, cioè io 2 volte/3 a settimana lo faccio questo cambio lenzuola, perché tanto comunque è una cosa molto molto veloce e mi trovo bene così nel periodo estivo. Ovviamente nel periodo invernale le cambio una volta a settimana, ecco. Remember how you held me thin? Now you've got me reaching out, out. And do you see you got me falling in more times than I can get out?
Comunque, ragazzi, io vorrei sapere un parere da voi, la vostra idea. Nel senso, io sento spesso alcune signore, sia anche qui nei video o anche insomma, vabbè, nella quotidianità, che comunque alcune odiano i tappeti perché comunque sono portatori di polveri, di acari, eccetera, eccetera. Io condivido questo pensiero solo se uno compra un tappeto, lo mette lì e ciao, lo riaspira fra 10 anni. Ma se uno comunque giornalmente lo aspira bene, lo spruzza con questi, ci sono in commercio questi spruzzini disinfettanti, cioè io non la penso così, ecco. Voi cosa ne pensate secondo voi? Cioè, qual è il vostro pensiero? Secondo me comunque un tappeto rende l'ambiente, la casa molto più bella, molto più piena e nulla. Io comunque aspirandolo tutti i giorni non vedo il problema, ecco. E ragazzi, siamo alla fine di questo video, sto dando una rinfrescata anche ai vetri, una pulitina ai vetri, agli specchi, insomma, in generale. E spero questo video vi sia piaciuto, io vi mando un grosso bacio, noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao ragazzi!